Allora, visto che sto mandando un'email alla mia psicologa, perché ci siamo accordate che io gli scrivevo una sorta di domande, alle quali poi lei si preparava in un secondo momento e mi dava una risposta in terapia, mentre stavamo facendo la terapia, e ho messo giù una domanda. Ci metto un po' a mettere giù queste domande perché in realtà io ho un file nel computer che è pieno zeppo di roba, sono tutte le mie idee, che non riesco ben, che metto giù un po' a caldo, però poi a rileggerle sono incasinatissime, quindi ci metto un po' perché devo ripacchettarle in modo dignitoso, altrimenti, non si capirebbe quello che c'è scritto. Però mi è venuta in mente una cosa da poter consigliarvi, ovviamente se vi ritrovate in questa modalità. Mi sono accorta infatti che quando devo esporre una problematica che magari è un po' consistente, o mi dilungo troppo o mi perdo nei dettagli o aggiungo dei concetti che in quel momento per arrivare all'obiettivo che sarebbe quello di far comprendere all'altro la nostra domanda, è questo l'obiettivo, solo questo. E praticamente ci stiamo mandando la zappa sui piedi da soli, perché se facciamo un discorso troppo lungo, l'interlocutore si stufa e o ci allontana, perché giustamente funziona così, anche noi facciamo così se ci pensiamo, quando le cose sono troppo a relungo, diciamo, senti, vai. E quindi bisogna cercare di ridurre dove possibile, i concetti, farli un po' più stretti e molto ben comprensibili. E tutte quelle cose in più, che per esempio io aggiungo molti dettagli per far capire bene all'interlocutore quello che voglio dire, quando non occorre questi dettagli, eliminiamoli perché il discorso diventa troppo lungo e in questo modo otterremo dall'altra parte semplicemente un rifiuto. Ed è proprio quello che a noi non interessa ricevere in questo momento. Ciao, buona giornata. Vabbè, inutile dire, sicuramente è una cosa che oramai avete imparato pure voi, che la modalità scritta è meglio della modalità parlata, perché vedete che anche io quando parlo mi perdo. Io a scrivere sono un'altra persona, sono molto più veloce, molto tecnica, invece quando parlo, ciao.